Con questo video tutorial vediamo come inserire gallerie di immagini all'interno dei nostri siti WordPress. Ci riferiamo in questo caso a immagini che risiedono direttamente all'interno dello spazio web che ci è stato dato dal nostro servizio di hosting. Quindi è una modalità complementare a quella vista precedentemente che invece richiedeva il trasferimento delle immagini in un ambiente esterno tipo Picasa o Flickr. In altri termini, il video tutorial che stiamo vedendo adesso lo utilizzeremo quando noi trasferiremo immagini dentro il nostro sito. La condizione per poter fare questo è quella di avere uno spazio sufficientemente ampio per ospitare le immagini. È evidente che le immagini che noi andremo a mettere dovranno essere precedentemente un po' compresse e soprattutto ridimensionate, onde evitare di sprecare spazio con allungamento anche nei tempi poi di caricamento dei file stessi. Bene, vediamo un po' come fare. Andiamo sul pannello di amministrazione del nostro sito e dovremo andare a inserire e a caricare un nuovo plugin. Il plugin che ci sarà di grande aiuto è un plugin decisamente performante per WordPress, si chiama Next Gen Gallery. Clicchiamo in corrispondenza di plugin e quindi sul pulsante aggiungi nuovo. Scriviamo nella casella di testo Next Gen Gallery e poi su cerca plugin. Il sistema automaticamente ci metterà a disposizione, ecco lo vediamo ora, tutta una serie di plugin che hanno risposto al criterio di ricerca. Tanti si riferiscono a Next Gen, giusto anche per sottolineare l'importanza del plugin stesso. Ci sono state tutta una serie di estensioni aggiuntive che ne arricchiscono un po' le funzionalità. In sede di prima installazione, noi dobbiamo andare a cercarci, diciamo, il plugin papà, che è Next Gen Gallery nella versione attualmente 1.7.4, sviluppato da Alex Reibe. Se notate, noi abbiamo già l'indicazione che questo plugin è stato installato e quindi non andiamo a fare la procedura di installazione. Se non fosse stato installato, avremmo trovato installa ora e avremmo dovuto cliccare proprio su installa ora. Sarebbe partita una procedura automatica che avrebbe portato poi all'attivazione del plugin. Una volta che il plugin è stato attivato, automaticamente si genera un menu apposito in fondo alla nostra colonna sinistra che si chiama Gallery. Notiamo che è in lingua inglese. Ecco, la prima operazione da fare è la cosiddetta localizzazione in lingua italiana, in modo che tutta la parte di testo sia scritta in italiano. Per fare questo, andiamo su Google, inseriamo come criterio di ricerca Next Gen Gallery italiano. Clicchiamo su cerca e vedete che in questo caso al primo posto troviamo proprio il link a Next Gen Gallery in italiano e al sito GD Bauhaus Café. Vedete la descrizione file di localizzazione in italiano. È proprio quello che cerchiamo. Clicchiamo sul link in modo da caricare la pagina di GD Bauhaus Café. Notate che sotto download c'è scritto proprio Next Gen Gallery in italiano versione 1.7.4 aggiornata il 22 gennaio del 2011. Si tratta cioè proprio della localizzazione più recente collegata all'ultima versione. Poche righe sopra, no, ci sono anche alcune note di aiuto e si dice una volta che tu hai scaricato e decompresso il file zip, carica via FTP i due file che contengono lo zip, allocandoli, cioè inserendoli, direttamente nella sottocartella lang del plugin, sostituendo eventualmente quelli già presenti in italiano. Questo capita nel caso in cui avesse già fatto una installazione precedente, una versione ormai non più attuale, e volesse poi quindi aggiornare anche questo file di localizzazione. Andiamo su FileZilla, andiamo sulla cartella WP Content del sito su cui stiamo lavorando, successivamente su Plugins e vedete che troviamo la cartella Next Gen Gallery. Clicchiamo finché troviamo la cartella Lang e a questo punto ci andiamo a cercare il nostro,
i nostri file di localizzazione. Andiamo a vedere un po' dove sono. Eccoli qua, li ho messi sul desktop all'interno della cartella ngGallerit e li trasferisco nella cartella così come indicato nella guida di localizzazione. Trasferito il primo, trasferito il secondo e andiamo a vedere adesso il nostro sito che ci consentirà quindi di trovare il tutto in italiano. E ancora in lingua inglese, andiamo ad aggiornare la pagina, aspettiamo che si carichi, ancora un momento e vedete che è tutto in italiano. Benissimo, adesso dobbiamo creare la nostra prima galleria di immagini. Quindi trasferiamo a mo' di tentativo, di sperimentazione, di prova, quelle immagini fotografiche di Mantova. Clicchiamo su Aggiungi galleria. Adesso aggiungi nuova galleria e quindi andiamo a inserire un nome. Chiamiamo ad esempio Mantova. Aggiungi nuova galleria. Perfetto, è stata inserita. In automatico si apre la nuova finestra con carica immagine. E noi cosa dovremmo fare? Selezionare una galleria dove andarla a inserire. Prima ne avevo già fatta una di prova, su questa qua che si chiama Due Mantova. Sfoglio e vado a cercare all'interno del nostro sito, scusate, del nostro computer, la raccolta che mi interessa. In realtà è dentro un percorso particolare perché? Perché prima di trasferirle ho fatto un'opera di dimagrimento delle foto, giusto per evitare di caricare file troppo pesanti. Le seleziono tutte, clicco su Apri e vedete, no, lui me le mette qua in bella vista. Notate, no, che la dimensione dei singoli file è sufficientemente contenuta da 80 kilobyte a 349 kilobyte. Adesso non ricordo bene quale dimensione massima l'avessi compressa, mi sembra 1024x768. Carica immagini. Cosa fa adesso il sistema? Carica un'immagine dopo l'altro. Ovviamente è molto importante avere compresso un po' l'immagine ridimensionandola in modo da evitare di caricare file troppo pesanti, no? Che sarebbe stata una lungaggine inutile, oltre anche a una esagerata, diciamo, occupazione di spazio, no? Un buon web ecologico ci direbbe anche di evitare file troppo pesanti, che poi diventano un onere anche per chi li deve scaricare, a fronte di un utilizzo sul web che sappiamo è un utilizzo tutto sommato contenuto come dimensioni, perché la funzione dell'immagine sul web non è quella di prevederne una stampa di natura tipografica. Stiamo proseguendo nel caricamento, no? Naturalmente la velocità di caricamento dipende anche dalla velocità di connessione, non è brillantissima e quindi occorre avere un po' di pazienza. Forse nel prossimo video tutorial eviterò di mettere 30 immagini, tanto basta far vedere come funziona, sono sufficienti 4 o 5. Siamo alla 3286, 3289, ne mancherà ancora qualcuno e poi dopo avremo completato il passaggio di trasferimento dei file. In realtà non è necessario usare Next Gen Gallery per poter mettere gallerie di immagini. È possibile utilizzare anche le funzioni proprie di WordPress, che peraltro man mano che le varie versioni si succedono diventano sempre più avanzate e più ricche anche di funzionalità. Però, stante proprio la caratura di questo plugin, mi sembrava interessante poterlo vedere insieme. Stiamo ancora caricando, dovremmo essere ormai abbastanza vicini al completamento relativo al caricamento di tutte le immagini e poi una volta che è caricato vedremo un po' come fare dei passaggi successivi approfittando anche di una guida che abbiamo inserito all'interno del sito di Porte Aperte sul web che conterrà una sua contiene peraltro una sua sezione
di tutorial all'interno dei quali ci sono tutta una serie di schede utili per la gestione di alcuni problemi, se vogliamo chiamarli così, legati all'utilizzo di WordPress. Sono stati realizzati durante il corso di aggiornamento degli addetti siti web degli uffici scolastici, alcune schede le ho realizzate io, altre come questa, Gianluca Finito, che è un bravo formatore del Formez, che ha collaborato nella stesura dei materiali. Tutti i materiali, come buona norma quando si fa formazione nella pubblica amministrazione, sono a disposizione di tutti gratuitamente, essendo parte integrante del corso stesso. Adesso vediamo, sperando che manchi poco tempo a ultimare il caricamento, per passare poi al sito di Porte Aperte, giusto per vedere quali sono alcuni dei consigli che vengono dati nell'uso di questo plugin. Speriamo che questo sia quasi l'ultima. Vedete che è indicato, no, per ciascuna immagine il progressivo. Ecco che le abbiamo caricate tutte. Dopo che sono state caricate, vedete che automaticamente si apre una nuova routine, che è la creazione automatica di miniature. Miniature sono delle immagini in formato più piccolo, utili a essere poi inserite con dimensioni minori, evidentemente, all'interno delle nostre pagine. Sta quasi ultimando anche la creazione delle miniature ed ecco che è stato fatto il tutto. Andiamo adesso sul sito di Porte Aperte sul web, andiamo sulla sezione tutorial, vedete WordPress come fare per, andiamo nelle schede pratiche e a un certo punto verso la fine troviamo la sezione multimedia con inserire una galleria di immagini. E vedete che questa scheda realizzata da Gianluca Finito, no, contiene proprio i passi che noi abbiamo visto, benché si riferiscono alla lingua inglese. Noi siamo già arrivati all'aggiunta della nuova galleria, all'inserimento delle immagini. Poi andare alla pagina di gestione della galleria e selezionare la galleria cliccando sul titolo. Vediamo che cosa capita. Che se noi andiamo sulla gestione della galleria e clicchiamo quindi sulla galleria che si chiama Mantova, ecco, notate che abbiamo di fronte tutta una serie di informazioni decisamente utili che adesso non andiamo a riempire con delle informazioni perché le vedremo poi successivamente nel momento in cui ci serviranno. Ma la cosa più interessante è che ciascuna immagine può avere modificato il proprio testo descrittivo, l'alta dell'immagine, questo è importante anche a livello di accessibilità, può essere arricchita di una sua descrizione, può essere poi modificata anche come miniatura, no? Perché in automatismo potrebbe non aver centrato esattamente l'immagine stessa, e anche e soprattutto può essere arricchito da una serie di tag separate da virgole che costituiranno poi dei criteri di classificazione aggiuntiva parecchio utili per estrarre poi da un contenitore ampio di immagini che rispondano ai criteri voluti. Ecco, questo giusto per avere una panoramica, no, delle ricchezze offerte dal plugin. E poi dopo, nel caso uno avesse poi aggiunto i tag o fatto altro, cliccare su salva. Come fare adesso a inserire invece in un articolo di WordPress la galleria? Vedete che la scheda ci viene d'aiuto. Ci dice, apri un nuovo articolo, clicca sul pulsante nextgen.desk, che vorrà dire essere stato messo in automatico nel nostro editor di contenuti, e selezionare la galleria creata attraverso, no, un utilizzo di una finestra di comunicazione. Allora, bene, è venuto il momento clou, inseriamo una nuova pagina. Questa nuova pagina la chiamiamo Mantova e andiamo a vedere, andiamo alla caccia, no, di questo nuova, questa in cucina, vedete? Next Gen Desk. E naturalmente nella parte così di testo io posso scrivere anche una serie di testi, no? Scrivo galleria fotografica,
poi vado a capo, clicco sul pulsante Next Gen Gallery, seleziono inserisce galleria, vediamo un po', pigliamo Mantova. In che modo? Noi possiamo mostrarle come elenco immagine, come presentazione, con altre opzioni aggiuntive, come galleria, come album, come singole immagini. Scegliamo la cosa più semplice, che è la galleria, elenco immagini, inserisci. Vedete, è un codicino estremamente limitato, quando la funzione è così, diciamo, da automatica, e lui me l'ha messo. Galleria fotografica. Già che ci siamo, non è un paragrafo, ma lo andiamo a marcare come testata 3. Questa è una pagina, andiamo prima di pubblicarla, digli che è figlia, poniamo, di fotografie, vediamo dove l'abbiamo messa, eccolo qua, l'abbiamo inserita, andiamo a pubblicarla a questo punto. Vedete, sono cose tutto sommato estremamente veloci. Andiamo a vedere in visualizza pagina l'effetto e vedete la nostra bella galleria, già bella presente, che può essere mostrata anche come slideshow cliccando sull'apposito indicatore, e tra l'altro questo, andando poi sul tema, si può anche scrivere in italiano. Clicchiamo su una fotografia ad esempio e vedete che in automatico, no, si crea un ingrandimento della foto con la possibilità poi di andare nella visualizzazione di tutte le foto. Cliccando sulla foto stessa si ritorna alla galleria. Bene, non abbiamo ancora terminato, perché nell'estrema ricchezza dei plugin mi viene adesso voglia di dirvi anche qualcosa legato alla possibilità di creare molto facilmente una forma di anteprima di una galleria fotografica con una scelta random, cioè casuale, dell'immagine, un po' quello che abbiamo fatto con Picasa. Adesso lo facciamo invece con la nostra galleria personale, che abbiamo inserito in questo caso all'interno del nostro spazio web. Per fare questo dovremo utilizzare quindi un widget. Andiamo in aspetto widget e andiamo a vedere quali altri elementi noi troviamo. Vedete? Widget Next Gen, RSS Next Gen Media, Next Gen Presentazioni, lascio a voi, diciamo, l'onere e l'onore di provarli. Andiamo su barra laterale 2 e andiamo a inserire ad esempio un widget Next Gen sotto quello di Sunshine. Mettiamo un bel titolo, il titolo potrebbe essere Galleria Random, facciamo così, magari scriviamolo anche giusto già che ci risiamo. Questa sappiamo che prende da Next Gen, mostra quante? 4 miniature, poniamo, lasciamo attualmente 75x50, poi vediamo se va bene. Addirittura c'è un'abilitazione, non so cosa sia, di Explorer 8 Web Slices, casuale, ma da dove le selezioniamo? Ma selezioniamo dalla galleria, da tutte le gallerie, se no qua volevamo farlo solo dalla galleria appena fatto, mettevamo lì di galleria che era 2. Widget Logic ci permette, no, di vedere dove visualizzare. Se ad esempio noi vogliamo visualizzare questa galleria soltanto in home page, scriveremo is underscore home, parentesi aperta, parentesi chiusa, barra barra is underscore front underscore page, chiusa aperta, e un bel salva qua, direi che è quello che ci vuole. Abbiamo fatto, andiamo a vedere se funziona. CMS per la scuola, questa è Picasa. Ecco qua che abbiamo la nostra galleria random, che però ci mostra ancora le immagini una sotto l'altra. Perché questo? Perché evidentemente uno non ha messo un'informazione legata alla vicinanza delle immagini stesse, oppure è troppo grande. Allora per fare questo noi potremmo anche andare poi nella parte poi di personalizzazione a cambiare i valori che qua noi indichiamo. Per il momento lasciamo così, lasciando a voi poi lo sviluppo di questo e di altri elementi legati alla nostra galleria d'immagini.